Ciao Gilly. Ciao Stefina, sei pronta? Beh, andiamo. Andiamo in un bellissimo posto. Non ti preoccupare tu. Dai, insomma. Sì, ma dire, aspetta. Oh, Stefania. Ciao a tutti. Oggi vi faccio vedere come mettere il mascara, ma soprattutto vi do qualche consiglio per farlo durare di più. Devi vivere la vita è una gita. Sì, mangia ho la capito. Pita, usa le dita, trova l'uscita. Per mia madre no. Aki, vieni a fare una foto alla mamma. Ni hao, wuxi, diletta a ondio. Come sarebbe a dire non capite quello che dico? Dopo il portoghese ho studiato anche il cinese. Questo l'ho preso 3 o 4 anni fa in una bancherella di cinesi, mi pare, in centro. Dammi il lucidalabbra, quello lì che fa le labbra quelle grosse. Buongiorno ragazze. Lo so che voi siete al lavoro, ma io mi sto godendo questa quarantena in questo bellissimo posto. No. Hai chiamato il posto? Sì, non ti preoccupare, è aperto. Guarda, ci vado sempre tutti i giorni, sei tranquilla? L'hai fatta? Fanne tante. Sì, ciao Mami. Come brucia, aspetta, sì, ne metto ancora un po'. Sono in macchina con la Dile. Fanne tante. Fammi vedere. Non ricevi più. Dile, guarda la strada. Stefina. Sì, ho capito, c'è un passante, cazzo. Giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. La vita 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. Non voglio più svegliarmi sola sola, se non ci sarà. Sono qui, con questa brezza tra i capelli. È sempre l'ora di un buon prosecco. Questo è un po' secco, però non è un problema perché io ci metto dentro un po' d'acqua. Oggi ci si abbronza. Accettiamo bene? 5. Per favore. La 30, ma stiamo scherzando, dai. Non c'è bisogno di struccarsi, ok? Io adesso faccio qualche piccolo ritocco e così sono pronta per la serata. La vita è una, 15, dai. Ragazze, mi raccomando, bisogna abbondare. Comunque dovete spedirmi immediatamente 5 abiti con fantasia floreale, 5 apois, 5 con paillette. Piacere, sono Diletta, che significa la prescelta. No, no, non mi interessa se a Juana ancora non state lavorando, ma figuriamoci, il Max Factor è chiuso e io sono in astinenza di paillette. Oggi per andare a fare la spesa ho dovuto mettere la prima cosa che ho trovato. Allora, come potete vedere, il trucco, nonostante la notte, è rimasto abbastanza integro, proprio intatto. Io, niente, l'unica cosa che devo fare prima di uscire è dare una piccola passata. Non succede niente, è inutile che continuate, fa male, non fa male. Ecco qui, amiche. Sono pronta. Pronta per affrontare questa nuova giornata. Un bacione. Ancora un pochino. Non guasta mai. Guardate, questo è l'effetto. Bellissimo. Ciao Rossi, American Girl, come stai?
ascolta, ti volevo chiedere un favore. Non è che mi manderesti quel video a rallenti che mi hai fatto tipo 15 anni fa quando siamo andate sul San Martino? No, perché sono 7 minuti che non faccio un post su Instagram. Sì, no, nel senso c'è stato un cambio di programma. Achille, Emma, giocate in silenzio che la mamma deve studiare. Quindi mettete la mascherina e il preservativo sempre. Esatto. Quando si parla di misure si pensa sempre a una domanda rivolta al bene, no? E comunque all'uomo. Però di misura ma più che altro di profondità, di larghezza, di bottonicità rispetto anche alla vagina, che voglio dire, certo. Comunque ci sono anche donne che magari 15,2 c'era il 23,9% della popolazione. Diletta non aspetta, bellissimo. Federica, sono stata brava.